Conosco il campo. Madonna, che faccio? Perché? Mi ero stato al vento interno. Devo parlare con la Marta. Occhio che parlo. Aspetta che tocca la fascia. Ciao Cocchi, ora inizia la gara. Aspetta la gara. Ti chiama il tuo amore e ti allora di fuori. Personaggi. Voglio la maglietta con la marca. No, ma dico anche per voi. No. Sono fuori, ecco. Ma Roby è fuori. Esplode. 12-1 il 100 dal 102. Sì, esatto. Roby! Dai, felici! È la competizione di brutto, ma... Ma no, cazzo, anche io tirerei come una stronza. Oh, mi no, io dice, guarda Ricky felici, prima gara con le chiode. Non è una gara, non è una gara. È una gara. Dai Ricky! Dai Roby! Dai Fra! Dai Kia! Ali! Vai Roby! Vai Ricky! 51-1 qua per lanciare. Dai Fra! Saranno passati... Bene, primo secondo tempo di sempre, passaggi mi ha preso indicativamente 36-2 ai 3 e 49-5 al 4. Il pain? È abbastanza, stanno i bicipiti in pain, solo loro. Ale, ale, ale! Giulivero, senza paura, dai, dai! Occhio! Ale Greta! Ale Gilda, dai fino alla fine! Ale, ale, ale! Ale, dai, dai! Ale, dai! Mezz'ora per un 300 nel destro. Mezz'ora? Io pensavo tra 4 minuti. Buono. Però tanto se una settimana è chiusa, poi la settimana 32 è una settimana c'è caldo. Sensazioni, c'era vento contro di là, però è stato divertente. Però sei ancora in piedi comunque, proviamo con Gilda. È necessario? Sei sempre necessaria, Gilda. Grazie. Sensazioni? Ti ho scambiato per un amico di Legnago. Chi se ne frega, questo vale il video. Sensazioni? Pessima alla fine. Tutto il braccio lumiforonicola. Male. Hai un infarto? No. Vai Ale! Vai Pietro! Ale, ale, ale! Cosa ti ho fatto fare? Sensazioni? Il video, amico. Fa male. Ti farò ancora qualcosa? In tre. Viene anche da comunicare. No, onestamente. Tempo. Non c'è sempre qualche tutorial.
Sei passato i cucciarotti negli ultimi 10 minuti. Oh, adesso sei più leggero. Ho invitato anche il canzone di calzone. Oh, ma guarda, e adesso? Una persona. Adesso il 3. Gli avevo detto calma, calma. Mattia, c'è la, il disagio di Mattia. In pain, sì, lo faccio. Come è andato il 3? 36 e coma. Allora, vabbè, proprio in due parole, grazie mille per essere qui. Tutte facce nuove, questo è un successo per noi. L'idea di questo training together era quello di soffrire un po' insieme, perché come molti di voi sanno è più bello soffrire in gruppo che non soffrire da soli. Un applauso a chi soffre da solo, che ce la fa, grande Lori. E va bene, niente, tagliando corto e senza pausa la Camerlenghi. Ecco, dai. Presento Gianni, perché di voi non lo conoscesse. Pluricampione italiano, quante maglie azzurre? Ok. Facendo male. Non contabile, 7 titoli, quindi vabbè, si spiega da solo. 4H. Personale di 48, 84 e 4 piani, personale di 46, 89, 91. Insomma, uno che di farsi il culo qualcosa ne sapeva, ne sa, tuttora ne sa. E quindi può darci qualche dritta su perché noi ci facciamo il culo, perché noi non lo sappiamo. Perché lui se lo faceva? Gianni, parola tua. Vabbè, adesso è difficile anche mettere insieme le idee. Ciao a tutti, io sono Gianni. Innanzitutto voglio ringraziarvi per avermi dato la parola. Comunque, in generale nella vita è difficile che una persona ti chieda di parlare e ti sta ascoltando. Quindi sono contento innanzitutto di essere qua, di poter parlare della mia esperienza. Non sono di terra, nel senso che sono stato forte fino... Poi forte è una definizione che ognuno si fa sua. Sono stato forte fino a qualche anno fa, ho smesso da un anno e mezzo, sto bene, fortunatamente. Non voglio parlare di argomenti tecnici, perché non sono allenatore e voglio dire, quello che sono le tematiche tecniche deve affrontarle l'allenatore con l'atleta. Io
mi è stato chiesto di interfacciarmi con qualche allenatore, lo sto facendo, ma non voglio trattare argomenti tecnici perché alla fine si parla sempre di numeri e non sono interessato a questo. Quello che volevo parlare oggi era una... visto che comunque mi sono un minimo preparato, che comunque ci tengo la cosa, ho praticamente buttato giù una lista di cose che che ho fatto nel mio storico, nella carriera, vogliamo dirla così, da figli, e che rifarei, e altre cose che non rifarei. Quindi la lista, la lista alla spesa. Sono arrivato preparato. Poi io parto così, poi magari può essere uno spunto di riflessione, mi potete interrompere, divaghiamo. Cosa mi ha fatto bene? Per diventare campione devono arrivare una serie di cose tutte insieme, una serie di incastri, di avere il talento, di avere la persona giusta, di avere l'allenatore giusto, di avere le strutture. Ci deve essere una serie di incastri che devono funzionare. Nella mia... ho fatto bene a lasciare la provincia, perché io sono un ragazzo di provincia, vivo un'atletica che non era fatta di questi numeri, ma molto più ristretti, quindi c'era molto meno paragone, molto meno confronto con gli atleti, con gli allenatori. Altra cosa, provare cose vecchie, suona strano, uno dice provare cose nuove, in realtà essendo che non c'è più bisogna provare anche cose vecchie. Ho fatto bene a cambiare aria. Io poi praticamente ho avuto un paio di allenatori in provincia, poi sono andato da Aldo Maggi, che era attorno al 2001, e successivamente da Giuseppe Mannella a Massa Carrara mi sono ritrasferito. Prima mi sono trasferito a Milano, poi mi sono trasferito a Massa, dove sono stato altri 4 anni. Ho fatto bene perché, a parte allenatori che erano, mi stavano facendo fare lavori sbagliati, comunque ho preso da ogni allenatore un tot e poi gli ho messo insieme i pezzi e ho fatto qualcosa che secondo me era mio. Altra cosa, allenarmi nei canoni. Cioè, per esempio Aldo Maggi per me è stato l'esempio dei canoni. Tutti alleni come fanno tutti. Cioè, il quattrocentismo non è che c'è tanto da inventarsi. Fai quello e impari. Poi ti fai il tuo stile. Che cos'è lo stile? Lo stile è che tu personalizzi il tuo allenamento, che tu interpreti bene il tuo allenamento, però quelle cose di come le devi saper fare, come le fanno tutti. Cioè, vi dico che non c'è niente da inventare nell'atletica, vuol dire le cose che sono inventate se le sono inventate 40 anni fa e adesso facciamo un minestrone sempre delle stesse cose. Quindi non c'è, è inutile che arriva un allenatore nuovo, dice cazzo c'ho un lavoro nuovo. Io dico che non è... cioè, ho scritto sta frase ma è una cazzata, che devi scoprire il tuo menù scegliendo tra i piatti che sono già noti, cioè le portate sono le stesse, non c'è un cazzo da inventare, però devi farti qualcosa che diventi tuo. Poi questa è una cosa un po' strana, avere un'ignoranza consapevole. Andiamo di bikini quello. Allora, un'ignoranza consapevole vuol dire che, cioè, in certi momenti, quando sei in difficoltà, quando non... cioè, non è che devi sempre ragionare, voglio dire, quando sei in difficoltà, non ha ragioni se l'allenamento stai facendo tanto o poco, tu hai scelto il tuo allenatore, esegui, punto, non devi pensare ad altro. Stessa cosa quando vai sul blocco, ti sei allenato talmente tanto a ripetere l'esercizio che non devi pensare a nulla, vai sul blocco e spegni il cervello. E voglio far così perché non mi serve pensare a cosa serve fare altro per raggiungere il mio stato di forma. Poi altra cosa che ho fatto bene, ascoltare, rubare con gli occhi, vedere cosa fanno gli altri, confrontarsi, far parlare gli altri, vedere cosa è una cosa che comunque mi ha dato risultati. E allenarmi al massimo con quel che ho fatto il massimo con quel che avevo ed è una cosa che secondo me va fatta. Quando mi sono fortunato io preparo una stagione in una pineta, che potrebbe essere tipo una roba del genere, e mi sono facevo i 300 in pineta perché non potevo stare in pista e non riuscivo a mettere più l'acqua. Il massimo con quel che ho. Rifarei la malattia, cioè l'infortunio, non è che dico che bello che mi sono infortunato,
Però comunque è stato un periodo di transizione che io sento mio. Poi secondo me ha fatto bene a giocare un po' con la mia mente, ovvero ci sono una serie di cose che non hanno una valenza tecnica, che però ti fanno bene, no? Non so, se uno fa bene saltare tre volte è giusto che lo faccia, no? E bisogna imparare anche a farlo, voglio dire, a giocare con la mente per innescare dei meccanismi che ti portano del beneficio. Quindi per esempio il riscaldamento, personalmente negli ultimi anni avevo adeguato il riscaldamento a seconda di quello che andavo a fare successivamente nell'allenamento, è una cosa che mi ha giovato, perché è come se mi preparassi, cioè il mio corpo sapesse già cosa dovevo fare a seconda di come lo stavo preparando all'allenamento. Sono incartato su, però l'idea era, spero sia passato. Poi cercare il mio stimolo, qui ne ho a strapacchi, nel senso che sempre per giocare con la mia mente, no? Devi trovare il tuo stimolo, comunque facciamo un'attività che alla lunga può diventare noiosa, nel senso è pesante, cioè non è facile, quindi trovare il tuo stimolo, delle volte vuol dire andare a correre in pineta al posto che in pista perché hai cambiato aria, oppure andare a trovare il compagno di allenamento che si allena con un'altra persona. Personalmente ne ho due o tre interessanti che sono così da quando stavo a Massa, ero da solo, non avevo più stimoli e con Giuseppe Mannella, che ovviamente è una persona che stimo tantissimo, abbiamo deciso di fare il 300 con lo scooter. Cioè io facevo il 300 e Beppe da parte con lo scooter, era il mio stimolo, era una figata bestiale, 500 con lo scooter, abbiamo fatto un sacco di robe interessanti. Allora, un po' può essere credermi più debole di un altro atleta, cioè quando arrivi a un certo livello la tua corsia è quella vicino all'erba, la corsia esterna, no? Dove è obiettivamente palese che sei più debole degli altri, però non ci devi credere, perché comunque il momento brutto capita a tutti e il momento buono capita a tutti, quindi magari quella è un'occasione. Cioè il mio record l'ho fatto quando ero il più debole di tutta la serie, però alla fine ho fatto il mio record, quindi ho messo dietro della gente, quindi in quel momento crederci. Un errore secondo me è stato inseguire meeting e contratti di sponsorizzazione. Io ho avuto la fortuna di arrivare lì e lì entra anche un ciclo, tutto un ciclo, una roba mediatica, no? Quindi andare a fare un meeting perché ti danno dei soldi, perché è bello invece andare a fare i meeting grossi dove fai praticamente gratis, se non pagando, e i contratti di sponsorizzazione non ne vale la pena, perché tanto ti danno 4 scarpe e qualche migliaio di euro, non ti è rimasto niente. Questo per me è stato un errore. Poi ho fatto male a pensare a un mondo in cui non appartieni, nel senso quando tu nell'atletica migliori passi da un mondo all'altro, un pianeta all'altro, uno step all'altro, è inutile che pensi a quello che eri prima, voglio dire, se tu sei arrivato a un livello europeo devi pensare a un livello europeo, non ti frega niente di quello che è il livello sottostante. Poi mi pento di aver gestito la paura, cioè la paura fa bene, voglio dire, io mi ricordo benissimo che i miei anni migliori, le mie performance migliori, prima di andare sul blocco io avevo paura. Paura nel senso che volevo prendere e uscire dalla pista. Però se tu la sai gestire sta cosa ti viene in aiuto. Cioè vuol dire, se tu non hai paura, almeno nel mio caso, vuol dire che magari non ero pronto o che non avevo carte da giocare. Se invece hai carte da giocare puoi sbagliare, allora hai paura. Quindi saperla gestire secondo me è fondamentale, delle volte non l'ho fatto. Essere sregolato, Aldo, cosa devo dire? Poi di questo è un po', sono ancora un po' indeciso, io non ho messo niente in allenamento, non sono mai cronometrato. Cioè adesso non lo so, sono indeciso se ho fatto bene o ho fatto male, io l'ho messo tra le cose che ho fatto male. Attenzione. Aldo, questo è per te.
Allora, nelle cose ho fatto male a sovrallenarmi. Sono anni che aspetto questa missione. Nel senso, il sovrallenamento è un errore madornale. Ed è, e non è l'allenatore che ci deve arrivare, ma ci deve arrivare l'atleta, perché l'allenatore non si può interfacciare all'atleta solo se gli parla, capito? Se no può vedere che va un pochino più piano, ma le sfumature in mezzo sono tantissime. Poi mi pento di essermi scontrato con chi mi regalava il suo tempo. Nel senso, io e Aldo ci siamo scontrati e Aldo mi ha regalato la sua passione e il suo tempo, quindi me ne pento. Poi questa mi pento di aver corso le mie prove quando non ero in condizione. Ci sono delle prove, tipo quelle che avete fatto oggi, dove poi ogni atleta si affeziona. Se non sei pronto, mi hai insegnato Beppo, non è che me lo sono inventato io, non devi correre, perché ti fai solo del male e vai giù, perché nel momento in cui non sei pronto, sicuramente se vai a fare un 500 oggi e fai 1,7 per dire, al posto di fare 1,3 vai giù. E quindi anche se cercare di sviare la prova, magari non faccio un 500, faccio un 450, un 300, un'altra scaletta. La mia scaletta è finita.